Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo story time in cui Bacchetto, gli Incels e i Red Pills. Sono stata in silenzio, non ne ho parlato più di tanto perché aspettavo di raccogliere un po' di commenti e un po' di novità. C'è da dire che nei video di lavoro sono stata tutt'altro che zitta, infatti andassero su Twitter e trovano tutto quello che ho da dire, perché ebbene sì, c'è proprio anche la categoria incels, quindi rendetevi conto che siete diventati anche i gioppini del mio lavoro, ma è il vostro destino quello di restare gioppini. Siete nati gioppini e finirete il resto dei vostri giorni in tale maniera. Andiamo a vedere perché, appunto, intanto metto via la bacchetta che non serve, ma se avessi qua qualcuno di loro mi servirebbe come? E come se mi servirebbe? Allora andiamo a vedere che cosa mi hanno scritto, cioè vado a recuperare i commenti. Poi ovviamente li ho tutti bloccati perché si sa benissimo che sui miei social vige la tirannia e non la democrazia. Quindi questo è, mi sento libera di bloccare, di rispondere male e quant'altro, perché sui miei social vigono le mie leggi e non si discute. Andate a discutere altrove. Allora, andiamo a recuperare. So che poi vi interessava sto tema, quindi va bene. Poi ho avuto anche, andiamo a vedere le visualizzazioni che ho avuto nel video, cioè insomma, un po' di video, un po' di visualizzazioni me le hanno date. Vabbè, tra l'altro andiamo a vedere. Sto qua, ci ho, vabbè, milfotta, no, non sono una milf, non ho figli. Le milf sono madri, quindi almeno informati. Va bene che neanche una patata scaduta te la sgancia, però almeno informati. Ecco, non essere totalmente disagiato, almeno informati, piuttosto che perdere il tuo tempo a scrivere commenti a rosicare, informati, leggi, eccetera, eccetera. Allora andiamo a vedere. Cioè, sto qua veramente mi ha fatto giù una spatafiata. È bello che poi perdo un sacco di energie dietro a me. Non è tanto questione di saperci fare il game, come direbbe qualcuno, di vittimismo infondato, né virgola, tanto meno di mentalità macista. Cioè, ma come scrivi? Ma la punteggiatura! Ma la punteggiatura non si capisce niente. Semplicemente virgola. Oggigiorno, virgola, per dirla in termini economici, il mercato amatorio è come un mercato ultraliberistico che tende fisiologicamente. Poi virgole ovunque, cioè l'uomo delle virgole ti chiamerò. Anche a causa di fattori genetici non più inibiti e tenuti sotto controllo dal paradigma sociale, all'oligopolio dal lato mascolino a causa della mano invisibile dell'ipergamia muliebre. Ma cosa? Ma come parli? Mamma mia, cioè non capisco niente. La onde, lo scettro del potere. Vabbè, lo impugnano saldamente le donne, sì, e soprattutto sui miei social. Avete notato che è il fazzoletto come l'icona di We Can Do It delle femministe? Che personaggio? Vabbè, stava bene con il contesto, insomma. Te lo metterei da qualche parte il fazzoletto. Vabbè, perché poi questo odio? Non è odio, è che semplicemente siete dei gioppini. Cioè, anche solo come vi esprimete, fate ridere. Cioè, davvero, spero di non incontrarvi mai perché veramente. O magari qualcuno l'ho incontrato, chi lo può mai sapere nella vita? Non me ne sono magari accorta perché ho preso le distanze prima del tempo e chi lo può mai sapere? Presto detto, perché siete dei misogini lamentosi. Ecco, questa persona mi ha difeso e ha fatto bene, brava. Informati prima di rispondere, la maggior parte degli incel non è misogina e non lo sono nemmeno io. Hai dato la classica risposta di chi non convive con il problema, perché voi siete il problema e convivete con voi stessi. Ma comunque andate a comprarvi un mio video di lavoro, sganciate e capite quello che meritate, perché per voi non ci sono altre soluzioni, solo quelle che dico io.
Ma quanto mi sono divertita a girare quei video, mi sa che ne girerò degli altri. Perché pensate che la bellezza sia solo e soltanto fisica alla Brad Pitt? Quando c'è molto altro che riesce a far breccia nelle donne, gli incels vengono odiati perché danno l'impressione di essere dei perdenti, delle vittime, di qualcuno che non lotta per nulla. È vero, è così. Ti ringrazio cortesemente per avermi risposto e aver comunicato la tua opinione. Mi permetto di dire che la tua argomentazione risulta semplicistica e riduttiva o quantomeno capziosa. Cioè, ma come vi esprimete? È a tratti fuorviante. Essere incel non si focalizza solo sull'aspetto fisico, ma almeno per il mio punto di vista l'aspetto fisico conta, ma un ruolo marginale. La questione ben più complessa riguarda anche il carattere soffrite di vittimismo e io con le persone che soffrono di vittimismo poi mi viene proprio voglia di bersagliarli. Cioè, è sempre stata così. Cioè, proprio ve le andate a cercare. Allora, essere un incel, a mio avviso, è un qualcosa che va ben oltre la mera bellezza oggettiva e sono d'accordo sul fatto che anche se non si è oggettivamente belli, si possono avere delle relazioni. È vero. Cioè, è vero, ma un vero e proprio modo d'essere, una corrente di pensiero a cui uno può aderire o meno, essere in disaccordo o no. Per quanto riguarda lo stereotipo incel uguale misogino, ti posso dire che solo una minoranza di noi lo è. Per davvero si tratta di estremisti nei quali io non mi riconosco e non mi stancherò mai di dire che la maggior parte degli incel non è misoginia. Cioè, boh, siete arzigogolati, veramente! Ma fatevi meno problemi! Vabbè, io non mi definisco un misogino e sono il primo a dire che le donne vanno rispettate e che devono essere trattate al pari degli uomini, in una condizione di rispetto reciproco, e sono anche il primo a condannare gli attacchi, ok, etichettate a matrice incel, quelli insomma che si verificano in America, perché appunto questo fenomeno si verifica tantissimo in America, tanto che appunto un sito per il quale appunto lavoro ha proprio la categoria, quindi e l'ha messa appunto a nostra disposizione per tutti i vari video del caso. E io mi diverto. Quando dici che gli incel vengono odiati perché danno l'impressione di essere dei perdenti, sono perfettamente d'accordo con te, ma sono opinioni che spesso provengono da persone che non conoscono il fenomeno e non convivono. Con il problema magari non riescono a empatizzare. Allora, cioè, semplicemente non si ha voglia di empatizzare perché veramente, cioè, siete pesanti, petulanti. Cioè, già vedere tutto il tempo che perdete a scrivere ste spatafiate la dice tutta. Io non mi sento un perdente né vittima di qualcuno, qualcosa. E non sono uno di quelli che incolpano la società o la genetica. Ho solo preso consapevolezza della mia condizione e vorrei, nel mio piccolo, fare attivismo. Ecco, l'attivismo te lo fai a casa tua, non più sui miei social, perché veramente se ti becco poi l'attivismo lo faccio io a te in vita reale. E dopo non ti piace, o forse sì, chi lo sa. Tu, anche se per ora mi limito a commentare i video qui su YouTube in quanto sono aperto al dialogo e al confronto in maniera pacifica, ma i miei social sono la piattaforma più sbagliata per fare confronti. Sia chiaro questo, perché vige la mia sola legge, quindi che vi piaccia o no, che vogliate o no. Allora, con la chirurgia si può fare molto, ma è limitata. Il carattere non conta nulla, ma solo l'estetica, bisogna accettarlo. Ma non è vero. Stupidaggini. Ma scusa, ti sei fidanzato pure tu che ti reputi brutto. Comunque, ciò che conta di più è il carattere e, virgola, pure i modelli, se non ci provano, non vengono considerati, specialmente se introversi. Ma io vi dico una cosa, non è che a tutte le donne piacciono gli uomini estroversi. Io, per esempio, preferisco l'uomo più introverso perché magari non mi porta 320.000 amici. Ecco, perché forse ho il carattere chiuso anch'io. Quindi proprio le stupidaggini più astruse, veramente. Cioè, mi sto anche addormentando a leggere sti commenti. Madonna, che pesantoni.
Poi non dite che non vi penso, perché mi avete voi chiesto di fare un altro video sugli incel. Vi sto accontentando, ecco. Lo vedo, ci sono ragazzi tutti mascelloni simili a Evandro Soldati. Cioè, veramente, mi sto scocciando a leggere sti commenti. Tu sei quello che vuole il reddito di cittadinanza perché dici di non trovare lavoro perché è brutto. Dici di avere 30 anni, ma ne dimostri se ne ho 21. Vabbè, bisticciano anche tra loro. Sarebbe bello mettervi in una gabbia e vedervi bisticciare, no? Oh, ho 32 anni. Sì, ma io credo sia un ottimo modo per darci manforte e metterci al pari agli altri. Ecco, potete fare il muro degli incels, vi mettete lì, vi mettete a piangere. Ecco, così trascorrete tutta la giornata a lagnarvi. Sono meritocratico e non sopporto le disuguaglianze di alcun genere. Disuguaglianza di cosa? Che studi hai fatto? Che curriculum hai? Cosa sei bravo? Non sono bello? Non posso lavorare? La scusa più branda che abbia mai sentito, infatti, cioè il lavoro è per tutti, che tu non hai voglia di lavorare è un altro paio di maniche. Essere meccanico, elettricista, operaio non richiede un bel faccino. Vuoi fare il mantenuto, cosa sai diverso? Vabbè, l'ho detto poco fa in altre parole. Ma infatti neanche essere cameriere o qualsiasi altro lavoro in fondo richiede un gran bel faccino, specialmente per gli uomini, vedi come ci sono tanti modelli bruttini oppure nella media. Cioè veramente, quanto siete assurdi. Consiglio, per capire meglio cosa sia la Red Pill, di vedere alcuni video di sti qua che non mi interessa, ho altro da fare. Madonna, c'è cioè qua si è aperto tutto. Tutto sempre con la bellezza. Mamma mia. Cioè, poi alla fine mi hanno dato anche della narcisista. Comunque mi sono analizzata da sola. No, non sono narcisista. Non ho proprio i tratti narcisistici, assolutamente, perché non sono bugiarda, non sono manipolatrice, non metto zizzania, non soffro di vittimismo. Non pratico love bombing, quindi assolutamente non sono una persona narcisista. Ok, poi vediamo qua. Mamma mia, cioè andare a recuperarli tutti è un bel casotto, veramente. Oh, santo. No, perché poi alcuni li hanno tolti di commenti, alcuni li hanno tirati via perché hanno visto che li ho presi ampiamente in giro nei miei video di lavoro. Essere sollecitati a intrattenervi edonisticamente a vicenda tra voi amici, forse non vi piace, ma cos'è? È la dura verità che dovete accettare? Guardate che perdete in partenza se mi sfidate, attenzione. Poi, tra l'altro, cos'è successo? Cos'è successo? Che un caro forum ha cominciato a parlare male di me. Allora, chi ha aperto il thread? Tra l'altro, io ho anche la sua foto, quindi il voto adesso te lo do io. Non classificabile, orrendo, viscido, osceno. Ecco i miei voti e sono tirannici. E avendo la foto della tua faccia e recuperando anche il nome, stai molto attento perché io ho una personalità alquanto vendicativa. E attenzione a quello che scrivi su internet perché è tracciabile. Non esagerare col bullismo. Va bene che mi hai mandato un sacco di persone sul sito azzurro, tra l'altro ti sei iscritto anche tu per vedere quanto non ti piacessi e ti hanno preso in giro pure all'interno del forum perché ti hanno detto scusa se non ti piace che cosa ti iscrivi a fare. Ecco, andiamo a prendere i post di questo adorato forum che io monitoro perché sapete, la volta che poi mi gira, ci metto un attimo a prendere i provvedimenti e poi vedete che i soldi li dovete sganciare davvero. Quindi, non so se vi conviene più di tanto fare i becceroni, eh.
Che poi veramente sto qua, mi sa che è l'amica dell'uomo scopino, perché gli piace l'occulto, eccetera, eccetera. Adesso devo anche indagare e vedere, però è facile, si trova tutto comunque. Allora, vediamo subito, perché veramente qua sono di un grottesco, sono veramente di un grottesco, una cosa assurda. Andiamo a vedere, va. Cioè, che poi perdete un sacco di energie a parlare male di me e delle altre donne. Cioè, andiamo a vedere. Che poi, tra l'altro, appunto, alcuni incel hanno sganciato. Quindi, siete sempre buoni da sfruttare comunque, che voi vogliate o no, che vi piaccia o no. Comunque, veramente, siete noiosi. Cioè, mi piacerebbe vedere come conducete la vostra vita quotidiana, davvero. È una cosa molto così. Ah, eccoci qua, ho recuperato tutto così posso rispondere. E tenete conto che io i Fred li monitoro e ci sono anche i miei follower che mi dicono le cose, quindi tenendo conto che gli stamp poi ci sono, attenzione a quello che scrivete. Allora, bellezza mediterranea mi piace, grazie. Almeno sono anche approvata da alcuni incel, grazie. Per me non è male soggettivamente, la trovo attraente, grazie. Ma con quella bella scollatura mi sembra femminile. Che faccia di? Vorrei proprio vedere la tua. Vabbè, 4 più. E vabbè, sempre meglio 4 più che NC, non classificabile. Vabbè, poi fanno riferimento, vabbè, quello poi devo andare su PIAB e tutto quanto. Vabbè, forse anche 3,5, poi vediamo te, sempre nella categoria NC. Non mi intratterrei con lei neanche, ma chi vuole sta con te, ma cammina. Vabbè, che vuoi che ti dica? No, no, ma adesso, vabbè, poi uno che mi ha detto che ho le mani da muratore, non è vero, perché il muratore non si mette lo smalto. Vabbè, insomma, tremenda, sì, tremenda anche di carattere. E mi diverto un sacco a maltrattarvi. Vabbè, insomma, ma proprio cattiverie che non dico perché sennò YouTube mi censura, ma ci vediamo su PIAB e soprattutto ci vediamo nei miei video di lavoro, che lì mi potrò divertire. Inoltre, che ha aperto il Fred, potrò utilizzare la tua foto e non puoi sapere come, non ti è dato sapere. Quindi, visto che tu hai iniziato, adesso aspettati le mie risposte. Vabbè, insomma, allora vi ho fatto contenti e contente per sto video Storytime degli Incels, dove appunto rispondo ai commenti, rispondo a tutto quanto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!